come ogni venerdì mattina torna a trovarci il nostro Roberto Arditti. Roberto, buongiorno, come stai? Eccoci qua Luigi, buongiorno, buongiorno Barbara. Eccoci qui, andiamo a Voghera dove tiene banco questa sparatoria, protagonista un assessore alla sicurezza che ha sparato e ha ucciso un uomo. Siamo, oggi leggevamo prima nei titoli in rassegna stampa, siamo nel Far West, attenzione all'utilizzo di queste armi, perché si gira con le armi? Ma questa vicenda di Voghera è molto dolorosa e merita qualche riflessione, fermo restando che nessuno di noi ha motivo di tramutarsi in giudice e quindi l'accertamento della verità e delle responsabilità collegate lo lasciamo a chi lo deve fare per funzione istituzionale e per mestiere. Però due considerazioni possiamo farne. La prima è questa: le armi non servono a risolvere gran parte delle questioni, anzi sono un motivo che rende le cose più drammatiche e disperate. In questa vicenda della serata di Voghera perde la vita un uomo, come sappiamo, colpito dalla pistola dell'assessore, ma in fondo anche l'assessore, proprio per avere portato con sé l'arma quella sera, comunque adesso lo possiamo già considerare in qualche modo la seconda vittima di questa storia, perché alla fine una piccola lite di strada si doveva risolvere in altro modo, ad esempio chiamando le forze dell'ordine come l'assessore stava facendo, ma la presenza della pistola, indipendentemente dall'uso volontario o meno, ha generato una tragedia di cui potevamo fare a meno semplicemente non avendo la pistola presente sul posto. Le armi sono quasi sempre una componente essenziale per far andare le cose peggio, non meglio. E quindi meno armi ci sono in circolazione, meglio è per tutti, soprattutto per chi, come un cittadino qualsiasi, non ha un utilizzo, diciamo, professionale, come è nel caso delle forze dell'ordine, delle armi medesime. Accanto a questo, però, c'è un'altra rapida considerazione da fare. La vicenda dell'uomo che ha perso la vita è la vicenda comune a troppa gente in Italia, in condizioni di vita precaria, ed è figlia anche di una politica sull'immigrazione che l'Italia ha condotto, forse anche per la sua posizione geografica negli ultimi anni o forse decenni, che ha riempito le nostre strade di molte persone che vivono ai margini della società. E questa è una riflessione che dobbiamo fare, perché io la paura o la preoccupazione di molti cittadini per bene verso chi disturba o compie atti di piccola delinquenza la capisco anche. Certo è che se immaginiamo di reagire a tutto questo armandoci, commettiamo un errore gravissimo, capace di finire in tragedia come l'altra sera a Voghera. Però la paura di tanti cittadini esiste, come in altri casi di cronaca che abbiamo raccontato negli anni. Però Roberto, non è che magari noi pensavamo che questo non fosse tanto un problema che ci toccava da vicino, cioè siamo abituati a pensare ad altri paesi, penso subito agli Stati Uniti, ma non solo, quindi pensavamo di essere un po' al sicuro da questo problema, poi in realtà ogni tanto, per fortuna non abbastanza spesso, episodi come questo purtroppo ci ricordano che invece il problema esiste. Il problema esiste, dici molto bene, e in Italia circolano un certo numero di armi, secondo me faremmo bene a dare una stretta da questo punto di vista, ma pensiamo solo in pura astrazione che cosa sarebbe anche l'Italia se concedessimo una disponibilità alle armi come quella degli Stati Uniti. Vediamo quotidianamente dalle cronache americane che la facilità nel possedere un'arma finisce ogni giorno per generare tragedie in molti degli stati americani. Quindi noi dobbiamo cercare una linea di condotta esattamente all'opposto da questo punto di vista rispetto a quella americana. Le armi non sono la soluzione dei problemi di sicurezza della nostra città. Quindi chiamare le forze dell'ordine, forse quello che dicevi tu in apertura, è la soluzione migliore. Roberto Arditti, grazie per essere stato con noi questa mattina. Noi continueremo a sentirci tutta estate, vero? Anche se saremo in esterna, tu sarai con noi. Con grande piacere. Assolutamente, dai, ti accompagneremo anche nelle tue vacanze, ci collegheremo, se con la DAD si può fare lezione tra, che ne so, lo facciamo anche con te in vacanza, non vedo assolutamente il problema. Roberto Arditti, grazie, alla prossima settimana. Ciao.